Allora, in questo video voglio andare a tirare un po' le somme di questa prima giornata di Coppa Davis, un po' più a freddo dopo il video a caldo che ho fatto ieri. Voglio andare a commentare il doppio, a commentare anche le altre partite, a fare un po', comunque, a presentare un po' le partite che ci saranno oggi. Quindi cerco di fare più presto possibile, insomma, per quanto mi possa riuscire. Comunque, l'Italia esce alla fine sconfitta 2-1 contro il Canada. Il doppio di ieri sera ci vede finalmente vincenti contro la coppia canadese di Shapovalov e Pospisil, con Barazzutti che ha fatto l'azzardo di confermare i due singolaristi anche in doppio, evidentemente aveva chiesto entrambi, a Fognini e a Berrettini, se la sentivano in qualche maniera di poter giocare anche il doppio. Gli hanno dato riscontri positivi e è arrivata davvero una vittoria che un pochino ci rimette in corsa, alleggerisce un po' il passivo, ma non salva in generale una giornata che ci doveva vedere vincente, perché questa era una spartiacque importante per il girone, innanzitutto perché il Canada in teoria era la squadra un po' più tosta, perché con Shapovalov, poi in teoria ci doveva essere anche Ogier Aliassime, che poi alla fine non ha preso parte né al singolare né al doppio, proprio per l'infortunio alla caviglia. Al suo posto è entrato un bel Vacek Pospisil, che peraltro ha dato probabilmente un punto vitale nello sviluppo alla fine della giornata al Canada. Ma appunto cioè la partita di ieri era vitale, perché uscire vincitori ieri significava comunque affrontare anche gli Stati Uniti con una minore pressione sicuramente, e avere maggiori chance sicuramente di passare il turno. Adesso bisogna andare a fare un po' dei calcoli, diciamo, molto ingegneristici per passare il turno, visto che alla fine bisognerà andare a contare i set vinti, le partite vinte, i game vinti. Insomma, dopo diventa davvero una complessità piuttosto ardua. Adesso siamo un po' costretti a vincere anche 3-0 con gli Stati Uniti, cosa tutt'altro che semplice, perché gli Stati Uniti come singolaristi hanno Taylor Fritz, Reilly Opelka e Francis Tiafoe, quindi due di questi tre giocheranno il singolare, più hanno un doppio molto molto forte. Se non sbaglio c'hanno i fratelli Brian, e a quel punto battere quel doppio sarebbe davvero molto molto difficile. Vincere 3-0 è difficile, come anche vincere 3-1, perché io voglio ricordare che Fognini quest'anno ha perso sia da Opelka sia da Taylor Fritz. È vero che non sono due vette insormontabili, però sicuramente sono due giocatori che soprattutto su queste condizioni si esprimono bene, come anche Tiafoe, che si è un po' bloccato, quindi forse partirà in seconda linea. In teoria proprio Mardy Fish dovrebbe schierare Fritz e Opelka, però appunto non avremo indicazioni fino a domani. Vedremo anche un po' oggi come si schiererà contro il Canada. Ecco, oggi sarebbe importante una vittoria degli Stati Uniti contro il Canada, perché riequilibrerebbe un po' tutto il girone. Invece una vittoria del Canada contro gli Stati Uniti significherebbe sicuramente il passaggio del turno del Canada in quanto prima del girone, e l'Italia dovrebbe sperare poi di essere una delle due migliori seconde, insomma, e a quel punto diventerebbe sicuramente più complessa. Ma andiamo a parlare del doppio di ieri sera. Una bella prova, soprattutto di Fognini,
Fognini che si riscatta parzialmente, totalmente. Non mi venite a dire adesso che si rimane in gioco grazie a Fognini, ha giocato un grande doppio, ragazzi. Ma di che cosa stiamo a parlare? Cioè, non ci troveremmo in questa situazione bruttina se non ci avesse messo lui perdendo con Pospisil, perché un conto è andare sotto 0-1 che lasci tutta la pressione a Berrettini in una partita dal coefficiente di difficoltà impressionante contro un Denis Shapovalov on fire. E un conto è che se vai sull'1-0 Berrettini ti gioca anche leggermente meno sotto pressione, con il braccio magari anche un po' più sciolto, e a quel punto comunque ti puoi giocare tutte le tue carte in doppio e puoi vincere la sfida 2-1 o 3-0. In questo momento invece, a mio avviso, la sconfitta di Fognini con Pospisil paga assolutamente, l'Italia la paga cara perché è una sconfitta pesante quella di Fognini, che alla fine va a pregiudicare sicuramente il punteggio finale. Il doppio ha giocato bene con Berrettini e Fognini, che peraltro avevano giocato l'anno scorso insieme a San Pietroburgo vincendo il titolo in Russia. Comunque avevano giocato insieme in qualche torneo, è una coppia sicuramente interessante nel doppio, perché comunque sono due ottimi singolaristi. Poi insomma entrambi hanno giocato tanto in doppio, con Berrettini che è uno bravo a rete, lo dimostra anche in singolare, ma poi in generale gioca tanto in doppio, è un buon doppista. Fognini, anche lui chiaramente non ha bisogno di chissà quante presentazioni, alla fine ha vinto uno slam in doppio oltre a diversi altri piazzamenti importanti, soprattutto in coppia con Simone Bolelli, e quindi penso sia stata una mossa azzeccata da parte di Barazzutti, almeno nella serata, appunto nel terzo incontro. Oggi ci sarà il debutto della Spagna, che affronterà la Russia in un incontro bello frizzante, quindi ci sarà il debutto anche di Rafael Nadal. Ci sarà il sold out, perché praticamente in questa Coppa Davis il sold out l'ha fatto soltanto la Spagna per i suoi match sul centrale, mentre le altre partite, insomma, diciamo, le snobbano abbastanza. Non c'è questo clima Davis, però questa formula a me non mi dispiace particolarmente, soprattutto perché a volte nella vecchia Coppa Davis ci si trovava anche ad arrivare a tifi davvero quasi fanatici, poco tennistici e più calcistici. Si andava spesso oltre, penso soprattutto, che so io, agli argentini, erano quasi fanatici veramente per il loro tifo, a volte davvero fuori da ogni etica, e quindi diciamo razionalizzare tutto con una finale con le finali di Coppa Davis in una settimana alla fine non è un'idea malvagia. Chiaramente la vecchia Coppa Davis dava più emozioni, dava più pathos, però questa nuova formula alla fine non dispiace, diciamo, non è malvagia. Poi va valutata sicuramente meglio, però alla fine non è andata male. Per gli altri incontri di ieri, invece, da segnalare la vittoria del Belgio sul Canada per 2-1, le vittorie di Darcis su Santiago Giraldo in due set, la vittoria in rimonta invece di Goffin su un grande Galan, che tra l'altro ha venduto cara la pelle, e poi la supercoppia Cabal-Farah, che in doppio si è aggiudicata il punto per tenere la Colombia ancora in lotta un po' per la qualificazione. Chiaramente una coppia molto affidabile, che ha raggiunto anche le semifinali del Master di doppio la scorsa settimana, una coppia affermata che sicuramente può
essere una carta in più per la Colombia se qualche singolarista dovesse fare qualche esploit, e quindi chissà che davvero non si possa rivelare anche, in teoria dovrebbe essere una delle nazionali più, una delle cenerentole di questa Coppa Davis insieme all'Olanda, però comunque una nazionale un po' che è quasi un'incognita, un po' da valutare. Mentre arriva la vittoria per 3-0 invece della Russia sulla Croazia. La Russia che vince 3-0 grazie ai successi di Khachanov su Cioric in 3-7, di Rubljov su Goj, e poi la vittoria invece su la vittoria di Khachanov e Rubljov sulla coppia di doppio croata di Pavic e Metkic, insomma, quindi un 3-0 che sicuramente spiana un po' la strada alla Russia. Oggi, il programma invece di oggi si comincia alle 11, sul campo centrale c'è Argentina-Cile, una partita molto interessante, molto equilibrata, perché ci sono Schwarzman, Maier, e dall'altra parte ci sono Garin e Jarry, quindi insomma davvero da tenere d'occhio questo match. E poi non c'è bisogno invece di presentazioni, Spagna-Russia chiaramente, con la Spagna guidata da Rafael Nadal e la Russia guidata da Karen Khachanov e Andrei Rublev, che appunto arriva più a cuor leggero, tra virgolette, a questa sfida dopo la vittoria piuttosto larga nel match di ieri. Ci sarà il debutto anche della Francia contro il Giappone, dei vice campioni della Coppa Davis contro il Giappone, sull'Arancia Sanchez, e poi appunto la sfida che ci riguarderà più da vicino tra Stati Uniti e Canada, che si potrebbe rivelare assolutamente cruciale per gli sbocchi alla fine dell'Italia in questa competizione. Mentre sullo Stadium 3 ci sarà Kazakistan-Olanda, dove vedo un po' il Kazakistan favorito, soprattutto con l'uomo Davis per eccellenza, Mikhail Kukushkin, e Alexander Bublik, che in questa stagione si è regalata diverse soddisfazioni. E a chiudere il programma sul campo 3, appunto, Australia-Colombia, con la Colombia che appunto giocherà il suo secondo ed ultimo match in questo girone. Scusate, non sono ancora brillantissimo perché ho ancora un po' di febbre, tanto mal di gola, però insomma cerco di portarvi lo stesso contenuti. Lasciate una like, mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ah, dimenticavo, ringrazio Emiliano Sacchi, perché sono sue le immagini che avete visto in questo video. Lui è stato a Madrid ieri proprio sull'Arancia Sanchez, dove ha seguito tutte le sfide dell'Italia, e quindi le immagini che vedrete, la correlata di immagini che vedrete appunto durante il video mentre io parlo, sono opera sua, che ha visto appunto le partite dal vivo, nella tribunetta di tifosi italiani. E insomma, quindi abbiamo anche un contenuto più di qualità, e se così non ascoltate soltanto le mie chiacchiere, ma avete visto anche qualche immagine di qualità. E a questo punto, arrivederci ragazzi, fino al prossimo video.